Bentornati alla seconda puntata. Ricominciamo da dove eravamo rimasti la volta precedente, descrivendo l'strumento di blocco, grazie al quale, dal lontano 1928, si gestiscono le linee ferroviarie. Per capire come funziona, facciamo un esempio pratico. Immedesimiamoci nel capostazione di Belluno che deve far partire un treno per Calalzo. Chiediamo al capostazione successivo, Ponte nelle Alpi, se la tratta è libera. Spostiamo la maniglia di sinistra, detta maniglia di richiesta del consenso, in alto a sinistra. Vediamo scomparire la barra nera e, per attirare la sua attenzione, premiamo due volte il tasto al centro della maniglia stessa. Siccome i due strumenti sono collegati, ogni suono di campanella che sentiamo noi lo sente anche il capostazione di Ponte nelle Alpi e viceversa. A Ponte nelle Alpi si accende la luce e il capostazione guarda il suo avvisatore a 2 in alto a destra. Se è rosso con barra nera significa che la tratta è già occupata. In tal caso si limita a risponderci ripetendo esattamente la stessa sequenza di suoni che ha ricevuto, premendo il tasto della maniglia destra. Se la barra nera non c'è, come adesso, la tratta è libera. Il nostro collega, quindi, suona 2 volte la campanellina con il pulsante della maniglia destra, facendo accendere la nostra luce. Ruota la stessa maniglia in alto a destra, suona di nuovo il campanello e spegne la luce premendo il tasto di destra. Il consenso per far partire il treno è accordato. Il nostro avvisatore A1 in alto a sinistra è diventato bianco e la luce si è accesa. A Ponte nelle Alpi l'avvisatore A2 in alto a destra è diventato verde. Premiamo il tasto della maniglia sinistra facendo riaccendere la luce a Ponte nelle Alpi, che poi viene spenta. Spegniamo la luce anche noi. La procedura di partenza è completata. In questo momento, e solo in questo momento, il treno può partire. Appena transita sul pedale di liberazione, il treno automaticamente fa comparire la barra nera sull'avvisatore A1 di sinistra e noi possiamo riportare la maniglia in posizione normale. Significa che il consenso concesso è stato usato. Per comunicarlo al collega di Ponte nelle Alpi, facciamo una sequenza di suoni con il tasto della maniglia sinistra, facendo anche accendere la sua luce. Uditi i suoni e senza perdere un attimo, il capostazione di Ponte nelle Alpi deve immediatamente ruotare la maniglia destra in alto a sinistra e premere il tasto corrispondente, quindi spegne la luce. Noi udiamo il suono e vediamo accendersi la luce, l'avvisatore in alto a sinistra tornare rosso con barra nera e possiamo stare tranquilli. Gli strumenti sono bloccati ed è impossibile concedere un nuovo consenso mentre un treno già impegna la linea. Spegniamo la luce terminando il nostro lavoro. Il treno intanto viaggia verso Ponte nelle Alpi e quando supera l'ultimo segnale prima della stazione passa sopra al pedale di liberazione. Attraverso un contatto elettrico o per mezzo del suo peso, il convoglio fa scattare un dispositivo che fa diventare rosso con barra nera l'avvisatore in alto a destra e verde quello in basso. La maniglia destra si è sbloccata, viene riportata in basso e gli avvisatori tornano al colore normale. Ora il capostazione di Ponte nelle Alpi chiederà attraverso un altro strumento comunicante con il posto successivo l'autorizzazione a far partire il treno. Si crea così una lunga catena di strumenti di blocco, ciascuno che comunica con il posto precedente accordando il consenso e con il successivo richiedendolo. La catena si conclude nell'ultima stazione della linea. Con il blocco elettrico manuale viene definita la cosiddetta sezione di blocco. È una tratta di una ferrovia, solitamente la distanza tra due stazioni, all'interno della quale può circolare un solo treno per volta. Quello che indica l'avvisatore A1 in alto a sinistra è proprio la presenza o meno di un treno nella sezione di blocco cui fa riferimento l'strumento utilizzato. Il tasto al centro, quello sotto il coperchietto e sul quale abbiamo glissato, è chiamato pulsante di liberazione artificiale.
serve solo quando il dispositivo di sblocco della maniglia destra non funziona, nonostante il treno sia transitato sul pedale di liberazione. Per usarlo si rompe il sigillo aprendo il coperchietto, si preme il tasto e si riporta la maniglia in posizione normale. Come mai questo tasto è importante a tal punto da essere posto sotto sigillo? La domanda è lecita, ma il tempo è finito. Di questo e di altro, quindi, parleremo nella prossima puntata.